stato rintracciato e denunciato l'uomo che era alla guida dell'autogru che qualche giorno fa ha causato il cedimento di una parte del cavalcavia di contrada Marrone sulla statale 123 per Rinazzi. La legge sui tagli alle indennità di sindaci e amministratori è stata approvata ieri sera all'ARS, il DDL è stato approvato con 48 voti favorevoli e 18 contrari. Ieri a Palermo è stata svelata la nuova sepoltura del giudice Giovanni Falcone all'interno del Pantheon dei Siciliani Illustri nella Basilica di San Domenico. E l'Agragas fra 3 anni aspirerà alla Serie B. Sono queste le prime parole del nuovo proprietario dell'Agragas, Marcello Giavarini. Ben ritrovato a questa edizione del telegiornale di TV Europa. Dopo un paio di giorni di febbrili ricerche è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di cani cattivi l'autista che giovedì sera ha danneggiato il cavalcavia di contrada Marrone lungo la variante 123. L'uomo era alla guida di un camion con un carrello sul quale era trasportato un escavatore ed era rimasto incastrato sotto il cavalcavia. Dopo l'impatto con la struttura, lo stesso non arrestò la marcia, ma decise di proseguire incurante dei danni che aveva provocato. Dalla parte sottostante la struttura, infatti, si staccarono numerosi detriti che finirono per essere travolti dall'Alfa Romeo Giulietta, condotta da un giovane di San Cataldo, che fortunatamente non ha subito gravi conseguenze. I carabinieri hanno denunciato ieri per questi fatti all'autorità giudiziaria un uomo di 43 anni di Canicattì, operaio presso una locale ditta impegnata nel movimento Terra. L'uomo dovrà ora rispondere dell'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti e probabilmente dovrà affrontare anche un'altra denuncia sporta dal sindaco della città, Vincenzo Corbo, per il danneggiamento subito dal cavalcavia. Le ricerche sono state laboriose e i militari dell'arma di Canicattì sono riusciti a risalire all'autista anche grazie all'ausilio di immagini di telecamere di videosorveglianza poste nella zona. 3 persone coinvolte sull'inchiesta di presunte irregolarità nella gestione dell'ex consorzio ASI di Agrigento chiedono il giudizio abbreviato. Si tratta di Maurizio Bonomo, 41 anni, Eugenio Esposto, di 63, e Filippo Siracusa, di 43 anni. Dopo la requisitoria del pubblico ministero Andrea Maggioni, che aveva chiesto 2 condanne e una soluzione 4 rinvii a giudizio, ieri mattina 3 ex componenti del comitato direttivo hanno chiesto il giudizio speciale che prevede un processo allo stato degli atti e la riduzione di 1/3 dell'eventuale condanna. I difensori hanno prima prodotto la sentenza di assoluzione della Corte dei Conti per un processo contabile che scaturiva dalla stessa inchiesta e poi chiesto il rito abbreviato. Il giudice Stefano Zammuto ha fissato la prossima udienza per il 10 luglio. La legge sui tagli alle indennità di sindaci e amministratori locali siciliani è legge. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato ieri sera, dopo 3 sedute dedicate alla discussione e all'esame del DDL, la norma che regolamenta le indennità degli amministratori, anche se entrerà in vigore solo dopo i futuri rinnovi dei consigli comunali. Il DDL è stato approvato con 48 voti favorevoli e 18 voti contrari. È stato soppresso l'articolo 5 che impediva ai comuni con meno di 10.000 abitanti di avere le commissioni consiliari, una riforma importante che fa risparmiare le casse pubbliche, allinea la Sicilia al resto del paese e rende più moderna la vita democratica degli enti locali, commenta a caldo Baldo Gucciardi, presidente del gruppo PD all'Assemblea regionale siciliana. A proposito del disegno di legge sugli enti locali in Sicilia, dopo l'approvazione di tutti gli articoli del testo, il Partito Democratico ha dato un contributo importante, aggiunge Gucciardi, riuscendo insieme con la maggioranza ad approvare un testo coerente con l'impostazione iniziale, rispettando comunque la volontà dell'Aula, che in ogni caso resta sovrana. È stato un lavoro complesso portato avanti fra più di una difficoltà tecnica e politica. Preferisco guardare i tanti aspetti positivi di questa riforma, sapendo che si tratta di una materia complessa sulla quale è difficile raggiungere l'unanimità, ma ogni legge deve essere valutata anche in relazione al contesto generale. Oggi abbiamo raggiunto un risultato importante. Fino a ieri l'ipotesi era solo quella di tentato omicidio, visti gli elementi in possesso dalla procura di Agrigento. Oggi, con l'arrivo a Pozzallo del cadavere del gambiano ucciso da colpi d'arma da fuoco, la procura di Ragusa ha aperto anche l'inchiesta per omicidio colposo. La prova che mancava è proprio il corpo giunto a bordo della nave Dignity, battente bandiera panamense, approdata con 292 persone soccorse nelle scorse
48 ore nel canale di Sicilia. Secondo la testimonianza resa dal giovane ferito a un polpaccio e per questo trasportato in elicottero prima a Lampedusa e poi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, a fare fuoco sarebbero stati miliziani libici da una motovedetta. Da quanto raccontato dal 32enne gambiano, dichiarato fuori pericolo dai sanitari, i miliziani avrebbero chiesto denaro ai migranti e al loro rifiuto si sarebbero vendicati sparando e colpendo a morte l'uomo. Il cadavere è stato trasferito nell'obitorio del cimitero di Pozzallo, nel Ragusano, dove verrà eseguita l'autopsia, mentre gli altri occupanti del gommone sono in queste ore interrogati dagli uomini del gruppo Interforze che dovranno ricostruire l'accaduto. Le fiamme hanno danneggiato la porta di un esercizio commerciale di Licata nella notte tra lunedì e martedì scorso. Sul fatto indagano i carabinieri, che a quanto pare sono propensi a pensare che qualcuno abbia gettato del carburante sulla saracinesca di un negozio che vende moto e biciclette e ha appiccato il fuoco. Il rogo si è spento da solo. L'allarme è stato lanciato dal proprietario, che si è rivolto ai carabinieri, che si sono portati subito sul posto e hanno effettuato i rilievi di rito. Nessun dubbio sulla natura dolosa del fatto. Fermo indiziario nei confronti di El Mould Lo Saif, 27 anni, originario della Tunisia, in quanto ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile della questura di Agrigento hanno consentito di accertare che il tunisino, in concorso con altri soggetti ancora ignoti, avrebbe permesso l'ingresso illegale nel territorio italiano di 107 migranti giunti a Lampedusa il 6 giugno scorso, scusate. Procede dunque l'indagine della questura di Agrigento. Momenti di tensione all'ASP, dove per qualche minuto il personale precario, infermieristico, ausiliari e tecnici a tempo determinato, che saranno senza lavoro dal 30 giugno prossimo, ha tentato di impedire ai candidati chiamati a sostituirli nell'incarico di entrare negli uffici dove dovevano presentarsi, vista la chiamata ricevuta e dove poter eventualmente sottoscrivere il contratto. I precari si sono giustificati dicendo: una situazione esasperata anche dall'assenza di un interlocutore che possa ascoltare le nostre richieste e le nostre preoccupazioni. A quanto pare non è stato possibile l'incontro con il direttore generale dell'ASP di Agrigento, Ficarra, impegnato in un corso di specializzazione. Intanto sulla questione interviene Alfonso Buscemi, segretario generale della CISL, della CGL-FP, mentre a Palermo si discute: ad Agrigento la sanità rischia di diventare ingovernabile. Non si può governare un'azienda che ha il dovere istituzionale di garantire il diritto alla salute con il blocco delle assunzioni che durano da un paio di decenni, costringendo l'ASP a contratti di durata mensile o di pochi mesi per reperire il personale necessario. Cerimonia solenne nel pomeriggio di ieri a Palermo per lo svelamento della nuova sepoltura del giudice Giovanni Falcone nella Basilica di San Domenico, il Pantheon dei siciliani illustri. A presiedere la celebrazione l'arcivescovo di Palermo, il cardinale Paolo Romeo, officiante il priore padre Sergio Catalano. In prima fila il procuratore della Repubblica di Palermo, Franco Lovoi, con la moglie Pasqua Seminare, il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, il prefetto di Palermo, Francesca Cannizzo, la presidente della Commissione Antimafia Rosi Bindi, le sorelle del magistrato Maria e Anna Falcone, il procuratore di Catania Giovanni Salvi e Gianni De Gennaro, capo di Finmeccanica ma vicino a Falcone come investigatore. La salma del giudice Giovanni Falcone era stata già traslata riservatamente alcuni giorni fa. Ieri pomeriggio è stata scoperta la lapide della sepoltura. Magistrato, eroe della lotta alla mafia, è l'epitaffio che si legge nella tomba che ospita le spoglie del giudice Giovanni Falcone. Ai lati due lapidi commemorative delle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, con le quali si rende omaggio alla moglie del giudice Francesca Morvillo, al magistrato Paolo Borsellino e agli agenti della Polizia di Stato Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina, Emanuele Aloi, Vincenzo Limuli e Agostino Catalano. La sepoltura, progettata dagli architetti Filippo Amara, Sabina Mrangiamore e Giuseppe Maurizio Alessi, è stata realizzata anche grazie alla partecipazione del gruppo industriale Finmeccanica. Ieri la Guardia di Finanza di Agrigento ha celebrato il 241esimo anniversario dalla fondazione con una cerimonia all'interno del cortile della caserma sede del comando provinciale in via Atenea. Vediamo il servizio.
Ieri le Fiamme Gialle di Agrigento hanno celebrato il 241esimo anniversario di fondazione con una cerimonia svoltasi in forma non pubblica all'interno della caserma sede del Comando Provinciale di Via Atenea. Complessivamente, da gennaio a maggio, i reparti della provincia di Agrigento hanno proseguito gli sforzi nelle tre fondamentali macro aree operative, ossia il contrasto ai patrimoni criminali e illeciti, la tutela delle uscite dei bilanci pubblici e il settore della tutela delle entrate, seguendo complessivamente circa 600 interventi comprensivi sia delle attività di iniziativa che di quelle su delega della magistratura ordinaria e contabile. In questi 5 mesi sono pervenute complessivamente 105 deleghe di indagine dall'autorità giudiziaria penali e 2 da quella contabile. A 79 di esse i dipendenti reparti operativi hanno già dato riscontro. Come prassi ormai consolidata nel recente passato, la peculiarità della maggior parte dei controlli e delle indagini è caratterizzata dalla trasversalità operativa tra le diverse materie, cioè l'approccio investigativo che nell'ambito dello stesso filone di indagine cerca di prendere in considerazione più aspetti di liceità. Sul fronte di contrasto all'immigrazione clandestina è proseguito lo sforzo congiunto dei reparti del Corpo Ordinari e Aeronavale delle Fiamme Gialle per l'attività di ricerca e individuazione dei responsabili della tratta di persone nel Canale di Sicilia e nelle acque dell'isola di Lampedusa. In tale ambito la Guardia di Finanza ha tratto in arresto 3 scafisti in flagranza di reato. Inoltre sono stati soccorsi da unità del Corpo complessivamente oltre 2.600 persone provenienti dal Nord Africa. Nel corso della cerimonia sono stati inoltre premiati 22 militari distintisi per l'importanza dei servizi svolti, ai quali si è voluto attribuire il giusto riconoscimento attraverso la consegna di altrettante ricompense morali. Ultimatum della Regione alla Compagnia delle Isole. Con una lettera inviata ieri, l'ente ha chiesto il riavvio del servizio pubblico di trasporto marittimo veloce tra Lampedusa e Linosa. La Regione ha autorizzato la Compagnia all'utilizzo di un aliscafo già usato nelle Eolie e comunque a recuperare un altro mezzo veloce con la massima urgenza sul mercato. La Regione ha indicato anche i prezzi e gli orari che dovrebbero essere applicati sulle tratte coperte dall'aliscafo. Si attende ora la risposta della Compagnia delle Isole. Ricordiamo che in questi giorni sul web era montata la protesta iniziata da una studentessa linosana che aveva manifestato civilmente il suo disappunto postando una foto che la ritraeva con la scritta «Voglio l'aliscafo». La protesta era stata poi sostenuta da diverse personalità e personaggi dello spettacolo, tra cui Christian De Sica e Claudio Baglioni e il neosindaco di Agrigento Lillo Firetto. Una donna è stata arrestata ad Agrigento nel pomeriggio di lunedì scorso perché si era allontanata dagli arresti domiciliari da scontare presso una comunità terapeutica dell'ASP 1 del Viale della Vittoria nella città dei Templi. La donna di 35 anni era evasa e scappata in auto e dopo un inseguimento da parte di polizia e carabinieri è stata bloccata e tratta in arresto lungo la strada statale 640 che collega Agrigento a Caltanissetta. Adesso la donna è stata riportata agli arresti domiciliari nella stessa comunità terapeutica in cui si trovava. E la squadra mobile di Caltanissetta e gli uomini del commissariato di Gela hanno eseguito 17 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanti personaggi di spicco nel clan mafioso gelese dei Rinsevillo. Gli arrestati, nell'ambito dell'operazione chiamata Malleus della polizia, sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti, cocaina, eroina, hashish e marijuana, detenzione e porto illegale di armi e detenzione continuata di stupefacenti. Il GIP Alfonso Malato ha disposto una perizia psichiatrica affidata alla dottoressa Cristina Camilleri nei confronti del favarese Luca Licata, 40 anni, accusato di aver abusato sessualmente di una donna per strada e aver selvaggiamente picchiato 2 vigili urbani. La perizia ha come scopo l'accertamento delle capacità di intendere e volere dell'imputato in modo tale da determinare se può partecipare o meno al processo in maniera consapevole. L'episodio in cui è coinvolto Licata è del 13 luglio dello scorso anno, quando lo stesso, che soffrirebbe di disturbi psichici, avrebbe aggredito una ragazza per strada e dopo averla spinta contro un muro avrebbe iniziato a toccarla nelle parti intime, costringendola sempre a subire rapporti sessuali. Dopo la presunta aggressione, l'uomo sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce. La donna
Fu soccorsa da due vigili che chiamarono un'ambulanza e dopo la testimonianza della vittima andarono a cercare Licata nella propria abitazione di Favara. Quando arrivarono la reazione dell'uomo fu, secondo quanto riferito dai vigili di Favara, molto violenta. Uno dei due sarebbe stato colpito da un pugno in faccia, l'altro cadde a terra e battendo la testa perse conoscenza. La procura per questi fatti chiese il rinvio a giudizio. Ora però il GIP vuole accertare se l'episodio non sia derivato da problemi psichiatrici del favarese. Se dopo la perizia illicata dovesse risultare incapace di intendere e volere, il giudice potrebbe decidere di emettere una sentenza di assoluzione. Un seminario informativo di presentazione è stato organizzato dalla CNA per incontrare le imprese del territorio agrigentino allo scopo di illustrare i contenuti del progetto Distretto Artigiani Senza Frontiere. L'iniziativa, finanziata nell'ambito del programma comunitario di cooperazione transfrontaliera EMPI Italia-Tunisia 2007-2013, è promossa da un partenariato che vede come soggetto capofila la CNA di Ragusa e come partner le CNA di Agrigento e Trapani. L'ufficio nazionale dell'artigianato tunisino, la Camera di Commercio di Bizerte e l'Unione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Ariana. Il seminario si terrà venerdì 26 giugno alle 18.30 nella sala convegni dell'Hotel della Valle ad Agrigento. Ad introdurre i lavori sarà il presidente della sede territoriale CNA di Agrigento, Emanuele Farrugia, mentre la relazione iniziale sarà tenuta dalla coordinatrice del progetto, Cristina Dragoi. La Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha dato corso al conferimento di 80 incarichi a tempo indeterminato destinate agli infermieri professionali che presteranno servizio nel periodo compreso dal 1 luglio al 31 dicembre del 2015. Nella giornata di ieri i candidati sono stati convocati presso la sede legale aziendale di Viale della Vittoria per procedere all'accettazione e alla formalizzazione del nuovo rapporto di lavoro. Nella seduta, in ragione delle presenze accertate, sono stati effettivamente assegnati 18 degli 80 posti disponibili, per cui a breve si procederà ad una seconda convocazione dei nuovi aspiranti, attingendo ad uno scorrimento della graduatoria secondo quanto previsto dal regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato. Gli infermieri neoincaricati svolgeranno le loro mansioni presso diverse unità operative appartenenti ai presidi ospedalieri di Agrigento e Sciacca e al Dipartimento di Salute Mentale. Nella riserva naturale orientata di Torre Salsa, a Siculiana, gestita dal WWF, sono stati eseguiti lavori di rimozione e di recupero di una imbarcazione arenatasi in località Cannicella durante uno sbarco di migranti avvenuto lo scorso 27 aprile. La barca, abbandonata dai migranti, si era subito incagliata e insabbiata nella splendida spiaggia bianca, rendendo difficoltosa la rimozione. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta SEAP di Aragona usando un escavatore per liberare il barcone e portarlo in discarica per lo smaltimento. I lavori sono stati predisposti e organizzati dal personale della riserva WWF Torre Salsa e dal personale della Guardia Costiera di Porto Empedocle. Finalmente dunque l'incontaminato ambiente della riserva è tornato al suo equilibrio naturale. Dopo il meritato successo riscosso tra il 12 e il 21 giugno da Genesis, personale mostra d'arte del giovane sperimentatore di opere pittoriche e scultore Giuseppe Diego Spinelli, adesso la volta di Mauro Di Girolamo, che esporrà nel Castello di Naro i quadri dal titolo Il volto della Vucciria. Le mostre rientrano nel circuito iArt in cui è inserito il Comune di Naro, quale componente importante del polo diffuso per le identità locali e l'arte contemporanea siciliana, che viene arricchito dal cartellone del Castello dell'Arte curato da Rosadea Fiorenza. In quest'ottica la mostra di Mauro Di Girolamo inizierà sabato 27 giugno con l'inaugurazione a cura del sindaco Calogero Cremona e si protrarrà sino all'11 luglio, e in una di queste date il Castello di Naro vedrà la presenza anche del sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. Il sindaco di Naro Lillo Cremona ha dichiarato: proseguono le iniziative artistiche del Castello dell'Arte inserite nel progetto iArt, che coinvolge numerose città siciliane e che a Naro sta portando numerosi visitatori, i quali possono così conciliare il gusto per l'arte contemporanea con le bellezze storiche, monumentali e paesaggistiche che offre Naro.
Elegante, ambizioso e puntuale, Marcello Giavarini, nuovo proprietario dell'Acragas, ha sorpreso tutti. Giavarini è entrato in punta di piedi nell'ambiente bianco-azzurro, ma in pochi minuti si è subito accaparrato la simpatia dei tifosi. Se Silvio Alessi annuncia la Serie B, Giavarini la esalta e la vorrebbe subito far sua. È composto e deciso, il nuovo patron dell'Acragas ha voglia di prendere il gigante e portarlo a spasso nel calcio che conta. Voglio illustrarvi, dice Giavarini, il progetto calcistico della nuova proprietà. Le parole che sentirete spesso da me e dal mio staff sono sviluppo e ricerca, cioè l'Acragas deve puntare tutto sulla ricerca di giovani calciatori di talento da sviluppare per permetterci di arrivare a questo obiettivo. Qual è l'obiettivo primario? L'obiettivo primario che io e tutto il mio staff ci siamo posti come fede calcistica è la Serie B. Il calcio è fede nel cuore, ma come tutti i club sportivi di Serie A deve essere gestito come un'azienda, e questo è ciò che deve fare l'Acragas immediatamente: cambiare gestione e diventare un'azienda in grado di generare profitti da reinvestire nel calcio per salire di categoria sportiva. È impensabile voler arrivare in Serie B con un club pieno di debiti. Questi falliscono e non raggiungono nessun obiettivo. Questa era anche l'ultima notizia. Vi ringrazio per aver preferito la nostra informazione e vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.